ora con Gianluca Lambusta di Cinoki in Controtendenza. La finanza per la vita di tutti i giorni su Radio Globo. Comprare mattone è il peggior investimento per qualsiasi essere umano presente sulla faccia della terra. Ce l'hanno tramandato i nostri nonni, i nostri genitori. Compra casa, sarà la tua sicurezza, sarà il miglior investimento che tu possa fare. Ecco, io sono 33 anni che vivo e non ho mai comprato casa di proprietà. Questo perché credo che comprare casa e non metterla a reddito è gettare denaro fuori dalla finestra. Se oggi andassimo in banca e chiedessimo un mutuo di 100.000 euro, nei prossimi 30 anni ne dovremmo corrispondere tra i 170 e i 190. Ciò significa che se lasciassi casa a mio figlio tra 30 anni per farlo diventare un investimento, lui la dovrebbe vendere almeno a 200.000 euro, quindi al doppio rispetto a quanto io l'abbia pagata oggi. Questo significa che il valore del mercato immobiliare dovrà raddoppiare nei prossimi 30 anni, il che chiaramente è una visione molto ottimistica. Però poi parlare di investimento, insomma, in 30 anni io lo definirei più paga e prega. E soprattutto in questo calcolo non abbiamo incluso i costi di gestione della casa e dell'immobile, quindi tasse, ristrutturazioni, costi che chiaramente servono per mantenere la casa, insomma, in condizioni dignitose. L'investimento migliore sicuramente è quello di non avere una casa di proprietà. Investire in beni molto più liquidi, che ci rendono di più, mentre noi siamo comodamente in affitto. Così facendo, l'affitto non andrà ad inficiare esageratamente sul nostro conto economico, mentre gli investimenti, magari fatti sui mercati finanziari, renderanno molto di più rispetto al costo dell'affitto. E attenzione, in tutto ciò non abbiamo incluso la possibilità e la libertà di poter cambiare. Se volessi cambiare ed adeguare il mio stile di vita e magari anche ricevendo una proposta lavorativa dovessi cambiare completamente nazione, ecco, vendere la casa al giorno d'oggi diventa un po' più complesso rispetto magari ad altri strumenti che seguono il mondo digitale. E su questo vi inviterei a riflettere. Era in controtendenza. Per saperne di più, vai sul sito cinoki.com. Radio Global.